Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con un'ampia pagina di cronaca. 73 persone indagate, 36 persone coinvolte, 190 milioni di euro di fatture false e 90 milioni di evasione. Sono i numeri imponenti dell'operazione Spectral Kingdom condotta dalla Guardia di Finanza di Chieti, sgominata un'associazione per delinquere che ha anche sfruttato il lavoro di 800 persone. Ci dice di più nel servizio Alfredo Primante. Il meccanismo perverso ed ingegnoso messo in piedi da tre commercialisti, due campani ed un laziale, si muoveva su due piani. La frode fiscale con il sistema carosello, che prevede fatturazioni false per l'acquisto di prodotti provenienti da paesi comunitari, e la frode contributiva per circa 800 lavoratori assunti a loro insaputa da aziende inesistenti e impiegati in supermercati e centri logistici del Lazio e dell'Emilia-Romagna. La Guardia di Finanza di Chieti, su segnalazione degli omologhi della Slovacchia, partendo da una fattura da 100.000 euro emessa da una ditta slovacca per l'acquisto di prodotti elettronici e ricevuta da una cosiddetta cartiera, cioè un'azienda inesistente di San Giovanni Teatino, hanno scoperto, dopo 3 anni di lavoro, una gigantesca associazione per delinquere con ramificazioni in Abruzzo, nel Lazio, in Campania e in Emilia-Romagna, composta da 36 aziende tutte italiane che hanno sottratto al fisco complessivamente circa 90 milioni di euro tra contributi, IVA e ricavi non dichiarati. Il giro d'affari complessivo ammonta a 190 milioni di euro e le persone indagate dalle fiamme gialle sono in totale 73 per reati di frode fiscale e contributiva. Ecco, sentendo parlare di Campania e Lazio anche in relazione alle ultime informazioni di stampa che abbiamo, insomma, ci viene in mente anche che magari questa organizzazione avesse ramificazioni e collegamenti con altre organizzazioni criminali. Questo, come ho già detto, è un elemento che stiamo cercando di valutare attentamente con le procure competenti. Sul momento ovviamente le indagini stanno proseguendo, ma non posso aggiungere altro. Mi corre l'obbligo di dire anche un'altra cosa, che in questo momento stiamo procedendo al sequestro di 14 unità abitative, di decine di partecipazioni societarie e di ben 107 conti correnti postali e bancari. Il meccanismo delle false fatturazioni consisteva nell'acquisto da paesi comunitari, come previsto dalla normativa senza l'IVA, e poi in un giro vorticoso di fatturazioni con IVA tra aziende italiane, tutte società fittizie che non dichiaravano nulla al fisco, che consentivano al destinatario finale della merce di avere articoli, per lo più prodotti informatici, casalinghi e cosmetici, da rivendere sotto costo, potendo anche detrarre l'IVA che nessuno aveva mai versato allo Stato. Ma il meccanismo ancora più ingegnoso era quello che sfruttava il lavoro di 800 malcapitati. I crediti IVA maturati dalle società fittizie, infatti, secondo quanto ricostruito dai finanzieri di Chieti, venivano per così dire monetizzati, assumendo lavoratori che poi materialmente andavano a prestare la loro opera in centri logistici e supermercati di Lazio ed Emilia-Romagna. Così le cartiere diventavano delle agenzie abusive di lavoro interinale che non versavano alcun contributo all'INPS, scontando i crediti IVA inesistenti maturati ed emettendo anche fattura nei confronti dei beneficiari del lavoro dei propri dipendenti, così che questi potevano avere manodopera praticamente a costo zero e recuperare per intero il salario netto versato ai lavoratori. 3 auto sono state distrutte dalle fiamme nella notte in 2 zone diverse di Sulmona, le prime due in via Orazio nella zona PEP della città, la terza nella frazione Marane. Erano da poco passate le 3 quando i residenti, svegliati dal crepitio delle fiamme e da alcuni scoppi, hanno immediatamente avvertito vigili del fuoco, polizia e carabinieri. Secondo le forze dell'ordine, entrambi gli episodi sarebbero di origine dolosa. Carabinieri e polizia stanno lavorando per risalire a movente e identità del piromane, o più probabilmente dei piromani, visto che gli episodi incendiari sono avvenuti alla stessa ora. E poi ancora una ragazza marchigiana di 21 anni è rimasta gravemente ferita nella notte a Pescara dopo essere stata investita da un'auto lungo la Riviera Nord, soccorsa dai presenti e dal conducente dell'auto che hanno chiamato il 118. È stata poi trasportata in ospedale. Sul posto agenti della squadra volante e della polizia stradale di Pescara, che è
stanno cercando di ricostruire l'accaduto con l'ausilio di alcune testimonianze. Poi ancora, sempre per la cronaca, la compagnia dei carabinieri di Montesilvano, in collaborazione con la stazione di Loreto a Prutino, ha adottato un provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare nei confronti di un uomo di Loreto a Prutino accusato di maltrattamenti in famiglia. La vicenda risale alla seconda decade di giugno, quando il suocero dell'uomo, residente all'estero, si è rivolto ai carabinieri. Le indagini hanno portato al provvedimento di allontanamento dalla moglie e dai figli, questi ultimi condotti presso una struttura protetta. Lo stesso provvedimento è stato confermato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea. E ora cambiamo argomento. Si è tenuto questa mattina nella sala Ipogea di Teramo il primo consiglio comunale dopo l'elezione del sindaco D'Alberto. Presentata la nuova giunta a 7 assessori con la vice sindaca Maria Cristina Marroni, ma D'Alberto tiene per sé le deleghe più importanti. Qualche scricchiolio nella maggioranza sul nome di Alberto Melarangelo, che viene eletto presidente del consiglio alla seconda votazione. Il servizio di Tania Bonici Castelli. Con la presentazione ufficiale della nuova giunta a 7 assessori ha preso il via il primo consiglio comunale di Teramo dell'era D'Alberto. Il sindaco distribuisce le deleghe ma tiene le più pesanti per sé, bilancio, ricostruzione e partecipate. Le deleghe più importanti le ha tenute per sé? Più che più importanti, deleghe che hanno, diciamo così, un significato in questo momento, cioè una fase legata molto al momento storico che vive la città, in particolare per quanto riguarda la ricostruzione, che per dare un segnale forte della centralità di Teramo all'interno del Crea Sismico e al ruolo di Teramo città capoluogo proprio come guida del processo e del percorso di ricostruzione che in questo momento purtroppo sta andando troppo a rilento. Sul bilancio è una riflessione soprattutto legata a questa prima fase, nel senso che ho ritenuto di mantenere la delega perché abbiamo alcune situazioni che dobbiamo verificare dopo il periodo commissariale, c'è la necessità di mettere in campo una pianificazione di contenimento della spesa che ci consenta di liberare risorse al sociale, per il sociale e comunque per i servizi ai cittadini e per gli investimenti. La seduta inizia con gli applausi per i consiglieri subentranti, Gigli Bianchi per un esecutivo comunale fresco, giovane, con tre donne tra le quali la vice sindaca Maria Cristina Marroni, alla quale vanno anche l'istruzione e le pari opportunità. Le idee sono moltissime, anche se non è la delega di mia stretta competenza che è la cultura, però la prima idea che abbiamo tutta la giunta, perché ricordo che la giunta è un organo collegiale per cui dobbiamo decidere insieme, è quella di l'ipotesi di intitolare il teatro comunale a Ivan Graziani, e quindi questa penso che sarà la prima cosa che faremo, e dopodiché io ho intenzione di rivoluzionare il sistema scolastico a Bimis partendo da un'analisi approfondita. Ho già cominciato a leggere la normativa vigente, già ad approfondire alcuni aspetti anche stanotte, e quindi sarà, credo che il mio timbro si potrà riconoscere con molta umiltà e con molta determinazione. La minoranza siede composta con due assenti eccellenti, Raimondo Micheli di Fratelli d'Italia e Gian Donato Morra. Entrambi hanno prodotto giustificazioni per problemi di salute. Presenti invece gli altri candidati sindaci, Cavallari, Rocchetti e Di Dalmazio. Che opposizione farà lei? Faremo un'opposizione nell'interesse della città. L'interesse della città significa farla sui grandi temi, elevare i temi, perché questa è una città che deve riprendere un ruolo straordinariamente importante, e per far questo anche il ruolo dell'opposizione è fondamentale per alzare il livello dei temi, dei progetti e delle idee. Insomma, l'amministrazione D'Alberto parte bene, anche se qualche scricchiolio si avverte distintamente all'interno della maggioranza e soprattutto nel Partito Democratico, a cui spetta il Presidente del Consiglio. Il PD propone di eleggere Alberto Melarangelo alla presidenza e Maurizio Verna capogruppo. Quest'ultimo, scontento di un ruolo che a lui sembra riduttivo dopo tanti anni di militanza, rifiuta l'offerta con diplomazia. Penso che all'interno del gruppo consigliare ci siano persone che hanno le mie qualità, ma hanno anche caratteristiche del rinnovamento, che oggi penso che sia una caratteristica importante di questa amministrazione. Insomma, come si vede dalla giunta, l'amministrazione vuole dare questo taglio all'amministrazione comunale, quindi alla giunta, ma io dico anche al consiglio comunale, ed è giusto quindi che il gruppo del Partito Democratico, che è il gruppo maggiore in consiglio insieme a Possiamo, possa avere appunto un capogruppo
capace, ma che anche sia di rinnovamento rispetto a me, per esempio. Alla prima votazione per le elezioni alla presidenza del Consiglio Comunale di Teramo, Alberto Melarangelo non raggiunge i 2/3 dei voti. Viene eletto alla seconda votazione con 27 voti favorevoli, una scheda bianca e un voto per Maurizio Verna, che sceglie di non votare e di uscire dall'aula. Il presidente Melarangelo, nel prendere la parola, annuncia che saranno presto nominati alcuni consiglieri delegati. Ieri in Regione Abruzzo è stato siglato il protocollo che mette in piedi il sistema dell'antincendio boschivo per l'annualità in corso. L'obiettivo è evitare fenomeni di vaste dimensioni come quelli che si sono verificati lo scorso anno. Vediamo. Ammonta ad 1.880.000 euro lo stanziamento previsto da Regione Abruzzo per finanziare la campagna 2018 contro gli incendi boschivi. Ieri il sottosegretario alla presidenza della Regione con delega alla protezione civile Mario Mazzocca ha sottoscritto la convenzione con i vigili del fuoco e l'accordo di programma con i carabinieri forestali. Il comando regionale dei carabinieri forestali di Abruzzo e Molise era rappresentato dal generale Ciro Lungo e il corpo nazionale dei vigili del fuoco dal direttore regionale reggente Giovanni Nanni. Di quasi 2 milioni di euro, 840.000 riguardano la convenzione con i vigili del fuoco, 35.000 quella con i carabinieri forestali, 395.000 euro saranno utilizzati per il volontariato abilitato, 250.000 per il noleggio di un elicottero dedicato e 90.000 per la sicurezza e la sorveglianza sanitaria. Altri 255.000 euro saranno a disposizione per la dotazione di dispositivi di protezione individuale, 15.000 euro per la convenzione con i carabinieri forestali per il servizio Metomont. Nell'ambito della campagna antincendio boschivo verranno costituite 6 squadre operative, 2 per la provincia dell'Aquila e 4 per le province di Chieti, Pescara e Teramo. Sconti del 10% sugli abbonamenti dei trasporti per gli studenti delle aree interne. 129 comuni destinatari della legge regionale, 200.000 euro per l'anno 2018. Il servizio di Daniela Rosone. La misura di sostegno al pendolarismo studentesco nelle aree svantaggiate è finalmente una realtà grazie ad una legge regionale e ai risparmi del Consiglio regionale. 200.000 euro per il 2018, 100.000 per l'anno successivo. Sono 129 i comuni delle aree interne interessati dal provvedimento, che permetterà in sostanza una scontistica a studenti dagli 11 ai 26 anni del 10% sull'abbonamento. 129 comuni. Gli studenti verranno lo sconto del 10%, direttamente applicato dalle società che gestiscono il trasporto pubblico locale. Lo studente si presenterà lì per fare l'abbonamento e si verrà subito la riduzione del 10%. È una misura importante, aiuta soprattutto i cittadini a non abbandonare i piccoli centri del nostro Abruzzo montano, ma soprattutto un Abruzzo che è conosciuto nel mondo non tanto per il resto ma per le bellezze ambientali, la montagna e questi piccoli centri incastonati. È una seconda misura che abbiamo messo in atto, ce ne sarà qualcun'altra ancora sulla quale stiamo lavorando. Io immagino che questa possa essere la legge sulla montagna se noi continuiamo su misure che possano portare a una riduzione del costo di vita in questi luoghi di circa il 20-25%. 200.000 euro per il 2018, questi fondi arrivano dal risparmio del Consiglio regionale? Sì, 200.000 euro per il semestre, quindi da settembre a dicembre, è il risparmio del Consiglio regionale. Voi sapete che ogni anno facciamo una conferenza, lì in una maniera molto razionale, con i risparmi che riusciamo ad ottenere, finanziamo leggi che colpiscono l'obiettivo. Questo vuol dire buone leggi, una buona qualità. L'ultima fatta è quella di circa 1.300.000 euro per l'aiuto alle piccole e medie imprese ricadenti nel cratere dell'ultimo sisma, anche lì per la ripresa dell'attività economica. Ieri pomeriggio ad Atessa incontro in comune sulla questione dell'autorizzazione ex CIAF. Il vicepresidente della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, incontrando il sindaco Borrelli e una delegazione dei sindaci della Val di Sangro, ha rassicurato rispetto alla vocazione industriale e turistica, dicendo la Val di Sangro sarebbe compromessa con i rifiuti. Il servizio. Abbiamo chiesto alla Regione di dare uno stop definitivo ai due progetti di impianti rifiuti pericolosi in Val di Sangro, la Dinizio e la riattivazione
della ex CIAF, perché non sono compatibili con il nostro territorio, con le attività che lì si svolgono e con la presenza, i centri abitati, la localizzazione di questi impianti non è assolutamente compatibile con questa realtà. Contemporaneamente c'è stato anche, diciamo, il discorso su Rocca San Giovanni, perché lì va bonificata quella discarica prima di pensare di continuare a inzepparla di altre cose come l'amianto, perché chi l'ha inquinata e l'ha utilizzata deve bonificare quella discarica di Rocca San Giovanni. Per quello che riguarda invece la Val di Sangro è venuto uno stop, la richiesta di uno stop definitivo che poi possiamo chiamare rivalutazione e riesame in sede AIA dell'autorizzazione concessa nel 2011 alla CIAF, attenta valutazione della procedura via per l'inizio, ma al di là dei tecnicismi la sostanza è che questi impianti non possono sorgere in Val di Sangro. Qui questi impianti per noi sono inaccettabili, prima per il metodo, e cioè il fatto che impianti di questo genere, le cui nuove tecnologie rendono probabilmente anche compatibili con alcuni territori, è però la regione che pianifica e decide eventualmente dove mettere, non possono essere privati che autonomamente in maniera random stabiliscono dove andarsi a collocare. Nel caso specifico noi abbiamo il piano, abbiamo approvato il piano regionale dei rifiuti, il quale per quanto riguarda l'impianto, diciamo, sui prodotti sanitari non consente la installazione di questa nuova attività, almeno questa è la mia opinione. D'altra parte però c'è una normale procedura di via nella quale il titolare di questa azienda potrà far valere i suoi diritti, noi certamente faremo valere con forza il nostro punto di vista. Si torna a parlare della sede di Penne del Paolo VI. In 15 da lunedì hanno ripreso le attività ludico-ricreative grazie ad un accordo regione ed ente d'ambito, ma ancora in tanti sono rimasti fuori. Entro dicembre serve un progetto onde evitare la chiusura definitiva. Il servizio di Vestina News. Grazie ad un finanziamento di 50.000 euro messo a disposizione da Regione Abruzzo e 20.000 dall'ECAD, l'ambito sociale Vestino 19, da lunedì 15 giovani disabili sono tornati ad usufruire delle attività ludico-ricreative della struttura del Paolo VI di Penne. Una situazione che si era fatta critica ormai già da fine 2017, quando circa 60 ragazzi hanno visto chiudersi le porte del centro, in quanto non vi erano né le autorizzazioni né la copertura economica per portare avanti le cure. Se da una parte c'è soddisfazione, dall'altra vi è ancora preoccupazione. Infatti alla riapertura del centro Vestino sono rimasti fuori da questo servizio i minorenni e tutti i pazienti che abitano fuori dall'ambito Vestino, circa 20 ragazzi del Teramano che usufruivano della struttura Vestina. Per loro solo terapie sanitarie di un'ora al giorno per un numero di giorni stabilito dalla commissione ASL. Invece per i residenti dell'ambito Vestino che sono rimasti fuori potranno, in base alla dichiarazione ISEE, chiedere di poter usufruire delle terapie. Sono commossa, dice Alessia Cacciatore, sorella di un utente del Paolo VI. Dopo un anno, dopo milioni di incontri, telefonate, promesse, delusioni, scontri, finalmente i ragazzi sono rientrati. Voglio ringraziare in primis Rocco D'Alfonso, ex sindaco di Penne e attualmente nello staff del presidente della regione Luciano D'Alfonso, e Donatella Rosini, l'attuale sindaco di Carpineto della Nora e capofila dell'ente d'ambito, per aver preso a cuore questa vicenda e aver lavorato per reperire i fondi necessari. Un ringraziamento anche alla associazione Abbattiamo le Barriere Onlus, che tutti i giorni lotta per far rispettare i diritti di tutti i disabili. Purtroppo però i fondi basteranno fino al mese di dicembre e la palla passerà al comune di Penne, che dovrà entro quella data realizzare un progetto finanziabile affinché la struttura non venga chiusa di nuovo. RAM, rifugi aperti del Mediterraneo, è questo il titolo della manifestazione attraverso la quale sabato e domenica si potranno effettuare escursioni guidate dal CAI sul Monte Morrone. Sabato 21 e domenica 22 sul versante occidentale del gruppo del Morrone tornerà la manifestazione Rifugi Aperti del Mediterraneo 2018. Per esaltare la bellezza e la fruibilità dei rifugi appenninici, la Commissione regionale Rifugi ha infatti organizzato una articolata manifestazione che consentirà di porre in essere le diverse funzioni delle strutture in quota: ospitalità, soccorso, didattica, promozione, ricerca scientifica e socializzazione.
La manifestazione è stata presentata ieri a Pescara dall'assessore al turismo Giorgio D'Ignazio, dal presidente del CAI Abruzzo Gaetano Falcone, dal presidente della Commissione regionale Rifugi Marcello Borrone e dal rappresentante della Commissione Tutela Ambiente Montano del CAI Carlo Iacovella, oltre al direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio Francesco Di Filippo. Il discorso legato ai rifugi, ha detto l'assessore al turismo D'Ignazio, è legato ad un'operazione culturale di grande livello che consente di arricchire il nostro pacchetto montagna. L'evento gode del patrocinio del gruppo Abruzzo, del Club Alpino Italiano e delle sezioni di Popoli e Pescara. La manifestazione si svolgerà in due giornate, nelle quali si prevedono per gli escursionisti partecipanti dal sabato la salita da Bagnaturo per il rifugio di Colle delle Vacche e il successivo pernottamento nei rifugi di Iaccio Grande e Iaccio della Madonna. Nella giornata del 22 luglio gli escursionisti che avranno pernottato percorreranno l'area cresta del gruppo del Morrone e si ricongiungeranno al gruppo che risalirà la mattina dal centro forestale al rifugio di Montecorvo. Nella giornata domenicale, oltre all'accoglienza dei partecipanti e ai saluti delle autorità, avrà luogo un momento di riflessione scientifica e un pranzo informale preparato con prodotti locali o di filiera corta con il patrocinio di Slow Food. Apriamo la pagina dello sport. Mirko Antonucci ha firmato ieri col Pescara, l'esterno d'attacco, uno dei gioielli del settore giovanile della Roma. Proda con la formula del prestito con diritto di riscatto per il Delfino e di controriscatto per il club giallorosso. Antonucci che proprio stamani ha tenuto la prima seduta in biancazzurro nel ritiro di Palena. Ora la società è concentrata sulla ricerca di un terzino sinistro, dopo che Guelfi dell'Atalanta si è accasato al Verona. Intanto, dopo un anno al Benevento, è tornato in biancazzurro Lejan Memushai. Contento del suo ritorno, il centrocampista albanese spiega anche cosa lo aveva indotto ad andare via 12 mesi fa. Vediamo. No, venivamo da un'annata difficile, da un'annata particolare, quella della Serie A. E c'era una situazione che era particolare. Magari neanche io non mi sentivo magari più importante come magari lo ero stato negli anni passati. C'entrava anche il rapporto con Zeman? Ma no, ma il mister c'ha un rapporto tutto suo strano, con il suo atteggiamento mi faceva capire che non sarei stato magari quello di prima, nel senso, ma è perché forse anche perché il suo metodo di fare. Quando poi il Pescara si è rifatto avanti e tu non ci hai pensato su due volte? Sì, ma ti dico, già negli ultimi mesi quando vedevo anche le partite del Pescara così, poi con l'arrivo di mister Pillon, avevo molta voglia di ritornare come c'avevo anche prima, quindi appena c'è stata la possibilità ho fatto di tutto e devo veramente ringraziare il presidente del Benevento, perché nonostante magari avendo fatto un investimento di un anno fa, lasciarmi andare via e accontentarmi penso non è da tutti, quindi lo devo solo ringraziare. Hai speso belle parole anche su Brugman e Fiorillo, l'argomento è la fascia di capitano, perché sei andato via da capitano, ora hai ritrovato un capitano e un vice. Infatti sono anche molto contento di ritrovare loro due, veramente spero che Gas rimanga perché è un valore aggiunto, per quanto riguarda la fascia è giusto e sono veramente contento che ce l'abbia Gas. E io vorrei dare il mio apporto come magari lo facevo anche quando stavo qua da capitano, per dare una mano. Pescara, che dimensione si può ritagliare? La Serie B è un campionato strano, difficile ed equilibrato, magari basta poco per far bene, basta poco anche per trovarsi magari in delle brutte zone, lo dimostra il campionato dell'anno scorso. Penso che quest'anno si stia lavorando veramente bene, c'è un ottimo gruppo fatto di bravi ragazzi veramente che hanno voglia e penso anche la società si sia mossa bene sul mercato.
Ed ora la Serie D. Stamani è stato presentato il nuovo staff tecnico del Francavilla, composto dal DS Paolo D'Ercole, il tecnico Paolo Rachini, il vice Fabio Ferraresi. Per il presidente Gilberto Candeloro è stata anche l'opportunità di fare il punto della situazione su diversi argomenti alla vigilia della sua seconda stagione da massimo dirigente del Villa. Il servizio. Presidente Candeloro, in conferenza ha fatto un discorso molto articolato, però insomma la sintesi possiamo dire che lei ha investito, investirà anche quest'anno, però poi una società di calcio a tutti i livelli, anche in Serie D, deve sapersi autoalimentare. Credo di sì, ma gli esempi adesso sono tantissimi, quindi non è una cosa strana che dico, quindi è un'opportunità per Francavilla, è la seconda prova. O Francavilla diventa città che vive anche di calcio, perché è città che vive di turismo, che non ha industria, che non ha grande commercio, o vive anche di calcio e capisce che è altrettanto importante che altri settori economici della società, altrimenti vuol dire che Francavilla si riadatterà a categorie più consone per questa città, quindi è un'opportunità per la città che do per il secondo anno. Lei ha accennato, non l'ha detto direttamente, ma a questo progetto di filiera, perché ha parlato di collaborazioni che sta instaurando in paesi dell'Africa come il Senegal, il Camerun, però lei guarda anche al nord Europa se non sbaglio. C'è il Belgio, ci sono quattro cose che sono più mature di fare la filiera qua. Il problema o l'opportunità di questo progetto è che in Abruzzo tre squadre abbiamo possibili per la filiera, quindi non è che ne abbiamo 250. Se non si fa questo non può partire questo progetto, c'è il Teramo, c'è il Pescara, c'è l'Ascoli che è appena un po' più là, altrimenti non funziona questo concetto di filiera corta e vicina. Ma se non si ha questa filiera è più difficile avviare tutte le altre cose, ma sono più pronte quelle che questo, quindi se non funziona una filiera di prossimità dobbiamo fare qualcosa più distante, non è più filiera ma ci vuole una squadra professionista, una squadra dilettanti, la base italiana per far vivere questo giro, e poi ci vogliono le altre cose che vengono dal Belgio, che vengono dall'Uruguay, che vengono dal Senegal o dal Camerun. Presidente, per quanto riguarda lo stadio, lei ha toccato anche questo argomento, c'è da rimetterlo un po' a posto? No, noi abbiamo, lo stadio non è agibile per la Serie D, quindi abbiamo avuto un ispettore dell'LND che ci ha detto i lavori da fare, il sindaco si è impegnato a farli per l'inizio del campionato, io spero possa riuscirci perché fino adesso non è successo proprio così sulle promesse, quindi non possiamo fare neanche un'assegnazione dello stadio perché non è agibile, quindi devo muovere per cercare altre piazze dove possiamo andare in affitto se questo non fosse pronto, ma al momento non abbiamo uno stadio. Il che insomma mi sembra un argomento anche molto importante. Invece venendo alla squadra, che squadra sta nascendo del Francavilla e con quelle ambizioni? Ambizioni di essere un outsider di sicuro, non credo che debba rischiare molto perché la vedo quadrata, la vedo con elementi giovani importanti, con uno staff che è abituato a fare molto con poco e quindi probabilmente riuscirà anche a fare molto con molto, quindi si è abituato a fare molto con poco. Sono moderatamente ottimista, salvo questi arrivi di corazzate che non avevamo in previsione perché vengono da crack e che cambiano un po' le carte in tavola. Finisce qui la prima edizione del TG Stay, tutti i servizi che avete appena visto saranno tra poco a disposizione on demand sulla nostra pagina YouTube oppure sul nostro sito www.tv6.it. Il TG torna con le prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.